punta al divertimento. Gioca su eurobet.it. Bello vincere in casa. Puntata estiva assolutamente di Sei allo Stadio. Buongiorno da Paolo Sinibaldi, in diretta piena come facciamo sempre. Sono le 13.03, alle ore 15 si va in campo per la Serie B-Win, vanno in campo Vicenza e Pescara. La sconfitta con il Livorno e la conseguente vittoria della Regina con l'Albino Leffe hanno in qualche modo ridimensionato le ambizioni, soprattutto mentali, in prospettiva playoff del Pescara, ma non a livello di classifica, perché tra poco la vedremo. Non è cambiato poi moltissimo, a patto di vincere le ultime tre partite: Vicenza oggi, poi Novara e Cittadella. È questo quello che ha detto Di Francesco, che ha ordinato ai suoi per sperare ancora nei playoff, ma anche per chiarire il suo futuro, perché oggi nella mezz'ora che trascorreremo insieme parleremo anche del possibile futuro di Di Francesco a Pescara oppure lontano da Pescara. Lui ha un contratto in scadenza 2012, ma non è affatto detto che resti a Pescara. Vedremo, queste tre partite serviranno anche per capire questo. Attenzione al Vicenza, c'è un gemellaggio tra le tifoserie, ormai dura da tanti anni, ma il Vicenza è invischiato in una zona ibrida, perché è passato da una possibile speranza playoff a un rischio playout. Chissà, il Vicenza ha ancora bisogno teoricamente di un punto per salvarsi. Nel Pescara manca Soddimo per squalifica, torna Gessa che invece la squalifica l'ha scontata. Infine il Pescara scenderà in campo con il lutto al braccio per l'improvvisa scomparsa ieri di un amico del Pescara, ma un amico di tutti noi, un personaggio storico di Pescara, Flavio Bottarini, ex giocatore anche dell'Ascoli tra le altre squadre, ma soprattutto mitico titolare di un bar che a Pescara ha fatto la storia, cioè il Bar Napoli. Un saluto e condoglianze alla famiglia Bottarini. Parleremo con i nostri ospiti, che oggi sono assortiti diversamente. Intanto c'è Luca Pennese. Luca Pennese, buongiorno. Un abitué piacevolissimo, perché davvero insieme a noi ha fatto una stagione lunghissima che continua. Ciao Luca. Eh sì, buon pranzo. E poi oggi per la seconda volta credo in studio qui Fernando Enrichi, giornalista sportoggi.com. In alcune occasioni ci hai dato delle notizie proprio prima delle partite serali del Pescara dallo stadio. Grazie Fernando per essere qui. Fernando, cominciamo con te. L'ho inquadrata bene la partita? C'è una partita che ancora può dare speranze concrete al Pescara, oppure la mente è già da un'altra parte? Ma io spero che la mente non sia da un'altra parte, perché comunque finché la matematica non la dice tutta, diciamo, il Pescara può dire ancora la sua. Io dico che sarà molto difficile che il Pescara riesca a raggiungere i playoff, però io non sono convinto della grandiosità delle formazioni che si trovano al di sopra in classifica del Pescara, quindi non credo molto nelle capacità del Torino di mantenere il passo. Penso che il Pescara possa ancora costruirsi il proprio futuro, naturalmente a partire dalla partita di oggi, che sarà fondamentale. Già un pareggio a Vicenza significa comunque abbandonare definitivamente l'idea dei playoff. Prima di andare a Luca, visto che Fernando Enrichi già ha dato alcune notazioni importanti, numeriche e anche un po' di sensazioni che ha, vediamoci la classifica, vediamo se dalla regia riescono a mandarci la classifica. Perché lo dico? Perché in realtà numericamente parlando è ancora tutto quanto possibile. L'impressione, Luca Pennese, eccola qui la classifica. Allora, con Atalanta e Siena che già sono in Serie A, poi c'è
il Novara 64, il Varese 62, la Regina 57, il Torino 54, il Padova e il Livorno 53, l'Empoli insieme al Pescara 52, poi si scende a Crotone 50, Modena, Grosseto e Vicenza 49, Piacenza 46, Sassuolo 45 insieme all'Ascoli. Sassuolo che ha esonerato il tuo amico Gregucci, perché Luca Pennese insomma aveva scommesso molto sul Sassuolo quest'anno, ma il Sassuolo ha fallito decisamente. Il Cittadella ne ha 44, l'Albino Leffe ne ha 43, poi Triestina, Portogruaro 40, il Frosinone chiude la classifica. Luca, l'impressione, la mia almeno personale, è che a questi playoff, a parte le prime quattro squadre e forse direi la quinta che è la Regina, nessuno ci vuole andare, forse il Torino ci vuole andare, perché rallentano di brutto. L'hai detta in maniera un po' rude, ma più che squadre che non vogliono andare ai playoff, squadre che sono scarse, che hanno incontrato tanti problemi e stanno aspettando il Pescara. È un peccato, perché Pescara con un paio di prestazioni un po' più decise negli ultimi tempi poteva davvero essere in piena bagarre. In questo momento c'è comunque ancora questo lumicino della speranza acceso. Certo, bisogna fare 9 punti in 3 partite tra Vicenza, Novara e Cittadella e sperare che il Torino non ne faccia 7, perché in caso di arrivare a pari punti il Torino purtroppo ha anche il vantaggio degli scontri diretti. Bisogna stare attenti, bisogna... No, il vantaggio del Torino attualmente è la classifica dei gol fatti e subiti, perché per quanto riguarda lo scontro diretto mi risulta che... Sì, 3-1 lì, 2-0 in casa, sì. Non ricordo male, quindi comunque... Siamo avanti noi. Cioè, col gol fuori, però comunque, comunque il Torino si arriva... Sì, e cioè, bisogna, attualmente sì. Attualmente bisogna sì. Vedere come ci si arriva. Il Pescara ha 2 partite non difficilissime, una sì, l'ultimo con Cittadella che potrebbe essere ancora invischiato nella lotta per evitare i play-out. Bisogna aspettare, oggi è il crocevia di questa stagione contro il Vicenza in un clima particolare, questo gemellaggio trentennale contro una squadra che non può regalare nulla, perché comunque ha bisogno ancora di un punticino per salvarsi. Bisognerà vedere le motivazioni in campo. Il Pescara purtroppo nelle precedenti occasioni in cui ha affrontato squadre che dovevano vincere nelle ultime settimane non è riuscito a dare il meglio di sé. Mi vengono in mente le partite con l'Ascoli, ad Ascoli in casa con il Frosinone, però di conto è stato capace di sbancare Piacenza. Bisogna avere fiducia nelle qualità di questo organico, che comunque al di là di come andrà a finire, lo ribadiamo per l'ennesima volta, ha dato tantissimo, ha fatto più di quello che si poteva immaginare alla vigilia. Ora ci vediamo invece il quadro delle partite da giocare, e c'è stato anche un anticipo che ha visto la vittoria dell'Ascoli sul Siena per 3-2. Si giocano anche Albino Leffe Atalanta in posticipo, poi Cittadella Crotone, Grosseto Regina, Livorno Piacenza, Novara Frosinone, Portogruaro Empoli, Sassuolo Padova, Torino Triestina, Varese Modena, naturalmente Vicenza Pescara. Ci vediamo, il servizio di presentazione di questa partita, che è anche sintomo di gemellaggio, ma in campo oggi, anche oggi, i punti contano parecchio, soprattutto per il Pescara se vuole sperare ancora, a cura di Massimo Lupacchini. Vicenza, ultima chiamata. Solo un successo in terra veneta permetterebbe infatti alla Pescara di tenere vive le speranze playoff. Non lasciare nulla di intentato, questo è il messaggio lanciato da Eusebio Di Francesco, che chiede ai suoi di tenere alta la concentrazione. E il tecnico pescarese è seriamente intenzionato a cambiare qualcosa rispetto al venerdì nero con il Livorno. Considerata la squalifica di Soddimo, anche nell'ultimo allenamento Di Francesco ha schierato Cascione nel ruolo avanzato di trequartista alle spalle dell'unica punta Sansovini. In mediana è quindi scontata la conferma di Marco Verratti, affiancato da Tognozzi. Il rientrante Gessa agirà sicuramente sulla corsia di destra, Bonanni sull'auto opposto. In terza linea, appiedato del Prete, Zanon si riprende una maglia da titolare. Petterini spingerà sulla sinistra, mentre al centro uno tra Diamutene, Favorito e Olivi farà coppia con Mengoni. Giacomelli e Stoia
Bastian sono definitivamente recuperati e potrebbero tornare utili a gara in corsa. Il Vicenza è in caduta libera. Gli ultimi 5 turni hanno fruttato la miseria di un punto, ben 13 le reti subite da una difesa che fa acqua da tutte le parti. Mister Maran torna all'antico con il modulo 3-5-2, rientrano dagli infortuni Gavazzi e l'ex Rigoni, nulla da fare invece per Bastrini e Giani. In mediana spazio all'altro ex, oltre che pescarese puro sangue, Luca Di Matteo, lo spauracchio in attacco è abbruscato. Parecchi tifosi biancazzurri al seguito, sarà una festa per il rinnovo dello storico gemellaggio con la curva berica. Arbitra Candussio della sezione di Cermignano del Friuli. Beh, Luca Pennese commentava insomma un po' di immagini che abbiamo visto. Certo, rivedere quell'errore di Pinna fa male. Una coltellata, perché poi anche perché Pinna, diciamolo, è stato probabilmente il miglior biancazzurro durante tutta la stagione e nella partita probabilmente più importante è incappato in un errore. Sì, è vero. Più continuo anche. È anche più continuo. È una coltellata perché Pinna è stato secondo me il migliore in campo della migliore biancazzurro di tutta la stagione, ma anche delle ultime due, è stato determinante, ha superato momenti particolari come il mancato rinnovo del contratto di dicembre, invece è sempre stato lì sul pezzo, ha dato tantissimo alla casa, purtroppo può capitare, ne parlavamo proprio ieri qui in TV6 con la trasmissione di Enrico Rocchi con Pacchierotti, sono episodi sfortunati nella carriera di un portiere. Peccato però, e mi piace sottolineare però il bel gesto di tutto lo stadio che ha riconosciuto a Pinna l'impegno, la professionalità, l'abnegazione mostrata con l'applauso a fine partita. Ci vediamo le formazioni non ufficiali, perché sono le 13:14 mentre vi parliamo, ma diciamo che sono formazioni che gli allenatori hanno di fatto quasi annunciato. Cominciamo da quella del Pescara, che gioca in trasferta al Menti di Vicenza. Pinna in porta, Zanon, Diamutene, Mengoni, Petterini difensori, Gessa, Tognozzi, Verratti, Bonanni i centrocampisti, e guardate un po', Cascione alle spalle di Sansovini. Enrico. Sì. Allora, la posizione di Cascione è quella che non vorrei dire sorprende, perché è stato già utilizzato Cascione in quella posizione, sì. in trasferta, aiutatemi, dove? Non mi ricordo, dove si farà un gol, a Novara mi sembra, sì. A Novara sicuramente. Novara, può essere importante alle spalle di Sansovini, certamente il rientro di Jess è magari una condizione fisica accettabile da parte di Bonanni, potrebbero fare la differenza in occasione di questa partita. Verratti al fianco di Tognozzi credo che sia scontato. Pennese, bella formazione. No, scusami, sì. Hai una domanda in aggiunta al discorso di Fernando. Noi abbiamo anche elementi che insomma sono stati dimenticati, no? Perché è evidente che Cascione in quella posizione può fare bene, perché Cascione è un giocatore sicuramente di categoria, di alto livello. Però noi abbiamo in panchina anche Ganci, che sicuramente in quel ruolo può dire molto. Ganci, è il suo ruolo. Ganci è infortunato, mi sembra, attualmente. Non so se è rientrato, comunque sì. Comunque Ganci non rientra non è il pupillo di Francesco, l'abbiamo detto più volte. Non c'è un bellissimo rapporto tra i due, ma ci sono tanti giocatori che a Pescara non hanno lasciato il segno. Spero che lo possano fare magari in futuro. Mi viene in mente anche Maniero, cioè ad esempio. Chi? No. Tu continui a dire chi, ma Maniero è un attaccante. Sì. Nel momento in cui manca Soddimo squalificato, certamente magari oggi Cascione realizza una tripletta, magari. Ma mi viene da pensare che forse ci sono dei giocatori di ruolo. L'abbiamo io detto nominato tante Ganci, volte. Ma c'è anche Maniero. Cioè, ci sono uomini che sono stati un po' dimenticati. C'è Bucchi, infortunato pure Bucchi, Stojan è infortunato. Tutti, Giacomelli, dove è finito? Cioè, Giacomelli, dove è finito? La rivelazione. Andiamo oltre, diciamo che gioca Cascione, un buon gioco. A me piace Cascione, è l'unico a cui sto azzeccato da questa, secondo me, in fase di campionato di calcio mercato. Può giocare in quel ruolo, da qualche centimetro in più là davanti. Qualcuno può pensare, magari anche a gara in corso, ad una inversione di ruolo tra Cascione e Verratti per cercare di sfruttare le qualità del bimbo davanti, ma io credo e spero per lo stesso Verratti che
ci possa essere la definitiva consacrazione in quel ruolo, perché credo che lì in mezzo al campo, nella zona nevralgica del gioco, possa davvero esprimere tutte le sue qualità. Ci vediamo anche la formazione del Vicenza, perché come abbiamo ascoltato dal servizio di Massimo Lupacchini, questa è la formazione del Livorno, quindi mi scuso con la regia, bisogna cambiarla, bisogna mettere quella del Vicenza di Rolando Maran, 3-5-2. Maran che viene da un punto nelle ultime 5 partite, che discesa libera. È una di quelle squadre che ha aspettato il Pescara, perché il Vicenza fino a un mese e poco più era in corsa anche lui per una zona importante della classifica, si è frenato, si è piantato sulla soglia del traguardo e ha permesso ai biancazzurri di sperare ancora. Guarda qui, allora 3-5-2, Russo, Schiavi, Zanchi, Martinelli, Soligo, Rigoni, Morosini, Botta, Di Matteo, e poi ha bruscato Tulli. Le domande sono due, una riguarda Di Matteo, ex del Pescara, un giocatore di grandissimo talento, a mio giudizio uno dei talenti più grandi che il vivaio del Pescara negli ultimi anni abbia proposto. Oggi gioca a Vicenza, ma per me è un mancato acquisto del Pescara, scusatemi, perché un pescarese così deve stare a Pescara. E poi ha bruscato, che Di Francesco nelle interviste prepartite ha indicato come l'attaccante più forte della Serie B. Enrichi e Pennese. Sì, mi sembra che ha bruscato sia stato anche cercato dal Pescara ultimamente per un possibile acquisto. Ovviamente sarà lo spauracchio della difesa biancazzurra e chissà oggi chi se lo prenderà, chi se lo potrà prendere, Diamutene oppure Mengoni? Lo chiedi a un esperto di tattica come Luca Pennese? Allora Luca, più Diamutene, che è più lo vedo più adatto, sicuro, più fisico? Sì, lo vedo bene nel corpo a corpo con Abbruscato, e Tulli lo affiderei a Mengoni, ma al di là di questi accoppiamenti, che poi magari potrebbero anche essere determinati dallo spostamento, dal movimento degli stessi attaccanti avversari, a Bruscato credo che se lo avessimo avuto noi oggi Pescara sarebbe a fare i playoff. Conti alla mano, Bruscato ha fatto 16-17 gol, il nostro bomber migliore Sansovini, che ne ha fatti, aiutami, 8, la metà, sì, con 8 gol in più il Pescara almeno 3-4 punti in più li portava a casa. Peccato, perché uno sforzo si poteva fare, invece di prendere tanti giocatori da 0-0 se ne poteva prendere qualcuno in più di valore è un giocatore di categoria. Io non sono d'accordo con te quando dici che è un grandissimo talento, un giocatore che sì, sarebbe stato bene a Pescara, è cresciuto nel corso degli anni, ma è un giocatore di B, è un giocatore che si è giocato la sua opportunità a Palermo. Se il Palermo ha deciso di darlo, evidentemente lo ha studiato a fondo, è un buon giocatore di Serie B, può far bene a Pescara, farebbe comodo indubbiamente. Che tempo farà sui vari campi? In realtà qui in Abruzzo fa un caldo assolutamente estivo. Vediamo con Giovanni De Palma, il nostro esperto di meteo, Abruzzo Meteo, oggi non è in studio, ma comunque le sue previsioni ci accompagnano sempre. Giovanni De Palma, buongiorno. Intanto buongiorno, dici quello che succede meteorologicamente parlando sui campi. Beh sì Paolo, diciamo che partiamo con la partita del Pescara, adesso le condizioni, innanzitutto mi scuso per la voce, ma purtroppo Paolo sai benissimo che quando fa caldo, ecco cosa mi succede. Insomma. Tu vai in crisi, no. Tu. Allora questo è incredibile, quando c'è caldo, anche stabile, Giovanni De Palma entra in una situazione di crisi psicosomatica, direi. Sì, praticamente arrivano tutti gli sfoghi delle malattie, arrivano a me, non lo so. Comunque, battute a parte, diciamo che attualmente la temperatura a Vicenza è molto elevata, siamo intorno ai 26 gradi e aumenterà nelle prossime ore. Però attenzione, perché io lì il simbolo c'è il sole in questo momento, però nel pomeriggio e in serata, quindi nelle prossime ore ci sarà la possibilità comunque di temporali anche in Veneto. Non escludo che durante la partita, quindi soprattutto nel secondo tempo verso il fine della partita, ci possa essere quantomeno un aumento della nuvolosità, e non escludo il rischio di acquazzoni. Speriamo di no, comunque gli acquazzoni giungeranno in serata.
nessun particolare problema per quel che riguarda la parte del Lanciano, temperatura comunque gradevole, ma Paolo, parlando del tempo in generale, dobbiamo dire che la tendenza è verso un nuovo generale peggioramento. Ma non ci posso credere ancora! Paolo, purtroppo sì, soprattutto dalla serata di domenica e nella giornata di lunedì giungerà una perturbazione dalle isole britanniche che porterà le temperature un'altra volta in picchiata, ma ci saranno dei temporali anche di forte intensità che interesseranno il centro-nord, il settore adriatico e anche la nostra regione. Quindi Paolo, un inizio di settimana non proprio all'insegna della primavera, ma un tipo di tempo abbastanza incerto e a tratti perturbato. Intanto volevo salutare il grande Fernando e Luca, insomma. Ciao, Fernando dai suoi collegamenti ormai esordisce con il meteo, non più parlando di sport, no? Esatto, no, ma poi vediamo Fernando molto bianco di carnagione, mentre sì. Luca già abbronzato. Adesso non so se questo dipende dal tipo di lavoro che svolgono quotidianamente. No, è la vettura, la macchina. Sì, vabbè, deve dire adesso a tutte le sue fan. Io ho abbronzato solo il braccio sinistro. Perfetto, qui allora sei allo stadio, si sta tramutando in un altro tipo di trasmissione. Giovanni, soltanto per concludere rapidamente, quanti giorni ci portiamo il maltempo? Ma questo lo voglio sapere Flash, ma in particolare voglio sapere che pronostico mi fai su Vicenza-Pescara, visto che sei anche un grande tifoso. Velocemente, ne usciamo mercoledì, non prima di mercoledì, la tendenza è verso un miglioramento e poi sembra che tutto vada per il meglio. Per quel che riguarda la partita, io sentivo il discorso un attimo di Luca che diceva del discorso di Verratti, anch'io avrei preferito far vedere Verratti trequartista e magari Cascione un po' dietro. Questa è una mia opinione da tifoso, premetto che sono un tifoso, non un tecnico, però Verratti è in grado di mettere le punte a proprio agio, insomma, mettendo l'ultimo tocco proprio per le punte. Questo è un mio parere. Comunque, in merito alla partita, se ci sarà l'aggressività e la grinta vista con Livorno, anche se il risultato è stato negativo, sicuramente il Pescara non uscirà a mani vuote. Penso comunque un pareggio, anche perché il Vicenza ha bisogno di un punto per salvarsi. Io penso per un pareggio, però sai, dobbiamo tentare la vittoria, c'è l'ambiente, c'è il tifo, quindi speriamo bene. Paolo. Ciao Giovanni De Palma, speriamo di vederci qui insieme in studio sabato prossimo, perché sabato prossimo commentiamo il pre-partita di Pescara-Novara, quindi altro partitone, a patto oggi di vincere a Vicenza. Ciao Giovanni, grazie ciao, di tutto. Ciao Paolo. Ciao Giovanni. Ciao. Quote scommesse che ci vengono fornite come sempre da Eurobet. Io direi che la quota scommessa di Vicenza Pescara, la vediamo lì in fondo, è abbastanza eloquente e va a spiegare quello che ha anche detto poco fa in collegamento telefonico Giovanni De Palma, perché il pareggio viene quotato 1.70. Luca Pennese ci lavora professionalmente nel mondo delle scommesse, sì, sportive. Quindi dici qualcosa tu, poi Fernando da utente invece, da fruttore. Il sintomo di quello che è il movimento degli scommettitori orientati a credere in questo pareggio annunciato, però poi qualche volta succede anche il contrario, c'è sempre la sorpresa, è quello che speriamo un po' tutti noi che abbiamo a cuore le sorti del Guarda, Pescara. Ti ricordi un paio di settimane fa quando un Portogruaro Pescara aveva una quotazione particolare per la vittoria del Pescara 4.75 e io dissi a te, scherzando in trasmissione, forse una buona scommessa potrebbe essere il 2 del Pescara a Portogruaro. Sì. Beh, oggi è quotata ancora di più la vittoria del Pescara 5. Sì, no, ci può stare. 10 euro che dici, possiamo metterci, euro, no? Io le metterei sempre sul Pescara. In quella occasione, se non ricordo male, presi anche l'X del Torino in casa, non ricordo contro chi, un'altra partita, presi una bella quota. Comunque oggi un bel 2 del Pescara io ce lo metto volentieri e do fiducia ancora al mio Sassuolo, perché deve ancora vincere per salvarsi. Sì, ancora. Cambio di allenatore porta bene, reazione della squadra di categoria. Quindi tuoi consigli, il 2 di Vicenza Pescara, poi la vittoria del Sassuolo. E ci metto anche, per arrotondare, anche l'1 del Novara. Fernando Enrichi. Allora, premesso che io non ci indovino mai, ma proprio mai, guarda. Però sei un cliente di Luca Pennese. Mai venuto a trovarmi. Mai. Cartellino rosso. Rosso diretto per Fernando. Vai, dai concorrenti. Ogni volta. Io dico che non è così scontato questo pareggio. Cioè, credo che una vittoria possa servire al Pescara
come il Vicenza tantissimo, ma un pareggio non serve a nessuno e non credo che sia un pareggio di quelli serve a Vicenza per salvarsi. Ma no, ma allora vincesse il Vicenza a questo punto. Come sei perché ottimista? Tanto, ma no, non sono ottimista perché se dopo va a vincere il Vicenza, comunque è un risultato che non mi andrà bene se dovesse vincere il Vicenza, non mi andrà bene come pescarese, come tifoso del Pescara, come giornalista del Pescara, ma lo troverei un risultato più intelligente perché una divisione della posta a questo punto della stagione proprio sarebbe ridicola. Luca Pennese, allora torniamo in campo, come si vince oggi la partita del Romeo Menti? Come si vince a livello tattico, anche se non siamo allenatori, in genere gli allenatori qui in studio quando ci ascoltano da casa li facciamo arrabbiare perché facciamo commenti tattici, ma ti assumi tutte le responsabilità, ti assumi tutte le responsabilità. No, io assumitele. Sono d'accordo, quasi sempre sono d'accordo con quello che fa Di Francesco, che ritengo poi uno degli artefici principali di questa ottima stagione del Pescara. Oggi però contano le motivazioni, c'è il clima intorno e bisogna vedere. Quello che diceva Fernando è sacrosanto, oggi il pareggio al Pescara non serve. Se dobbiamo fare, tra virgolette, un regalo a noi stessi, cerchiamo di vincerla. Se dobbiamo fare un regalo al Vicenza, si vince, si perde la partita, cioè è inutile di andare tanto per il sottile e fare gli ipocriti. Pescara Vicenza è una partita particolare, in passato è successo che se c'erano delle necessità da una parte o dall'altra si teneva conto di questo rapporto che c'è tra le due società, tra le due tifoserie. Oggi bisogna vedere se prevarrà la determinazione di centrare i playoff del Pescara o quella di centrare la salvezza del Vicenza. Fernando, io rilancio il ritorno di Gessa. La voglia di Sansovini di andare in doppia cifra? Magari. Io la voglia di riscatto di Pinna? Allora, su Pinna non ho dubbi, perché comunque la sua continuità è sempre stata esemplare quest'anno e gli anni passati. Credo fermamente che Pinna non avrà difficoltà a rimettersi in carreggiata, come del resto ha fatto anche nel corso della partita scorsa. Il rientro di Jess sarà importantissimo. Io credo che la posizione di Verratti a centrocampo sia comunque importante in quella posizione più che da trequartista, perché comunque le caratteristiche del giocatore sono tali da essere aggressivo. Verratti è un giocatore di fino, però se avete notato al centro del campo si sente anche il suo peso, perché sì, è vero, va a recuperare palloni. È cresciuto, sì. Ti aggiungo anche un'altra cosa, la voglia dell'ex di Bonanni di metterci il suo piedino sinistro dopo alcuni battibecchi con la tifoseria del Pescara, non ci credi? No, Bonanni lo abbiamo detto tante volte, Bonanni con un'altra testa era un giocatore che giocava in Serie A, ma non in Serie A per vincere, per ottenere un posto importante. È un giocatore così, è un punto interrogativo, se è in giornata fa la differenza, se non lo è un giocatore in meno. Secondo me è importante oggi il recupero di Gessa, che è il giocatore che ha le qualità per sparigliare gli equilibri. Ore 13:30, siamo in conclusione, sono gli ultimi 270 minuti sulla panchina del Pescara per Di Francesco? Secondo me no. Enrichi, secondo te no? Secondo me sì, perché potrebbe andare a valorizzare le due stagioni ottime a Pescara da qualche altra parte anche in Serie A. Bene così, pronostico? 1-2, non X. Per me è lo stesso, 1-2. Quindi non scommettete sull'X, seguite i consigli degli esperti e dei tattici che abbiamo qui in studio. Noi ci vediamo alle ore 13 di sabato prossimo per la prepartita di Pescara-Novara, ma adesso davvero concentratevi tutti in raccoglimento prima di Vicenza-Pescara, che potrebbe essere l'inizio dell'ennesima rincorsa playoff, oppure potrebbe essere, in caso di pareggio o di risultato non positivo, l'addio a questo sogno. Lo facciamo tutti quanti facendolo in bocca al lupo al Pescara e anche ricordando un amico che se n'è andato, Flavio Bottarini. Ciao, Flavio. Buon pomeriggio a tutti da Paolo Sinibaldi, come sempre diciamo Forza Pescara.
punta al divertimento. Gioca su eurobet.it. Bello vincere in casa.